Buongiorno. Chi è qui? Oli. Buongiorno, così dalla Scozia, come avrete letto dal titolo, oggi è l'ultimo giorno in Scozia perché stiamo partendo per l'Italia, questa notte partiremo, ma c'è un fiore di zucchina quello? È una zucchina, ok, è una zucchina. Credevo la pianta fosse morta, invece guardate che belle foglioline là. C'è anche un'altra zucchina oltre a quell'altra. Però appunto noi questa notte partiamo. Quindi non so veramente come fare. Guardate là, ci sono alcuni pomodori, le piante sono praticamente secche. Qui anche due pomodori belli grandi, qua anche, ma sono ancora verdi. E poi il mio più grande, come si dice, dispiacere sono per quanto riguarda questi peperoni qua. Adesso metto un giacchetto e usciamo fuori e ve li faccio vedere e vi spiego. Ah, questa stava prendendo colore praticamente adesso. Comunque, ecco qui quello di cui parlavo. Guardate qua, anche qua. Questi sono peperoni che dovrebbero venire rossi in quel modo, però purtroppo sono ancora verdi e noi praticamente andiamo via e staremo ben 2 settimane, quindi questi per 2 settimane non saranno più buoni sicuramente, quindi adesso vedo se raccoglierli, però non so se sono buoni raccolti verdi, ma vediamo. E tu da dove sbuchi? Guardate che carina, cioè, e qua questa c'è, qua c'è un'altra, cioè, non hanno fatto più niente per settimane e adesso che andiamo via sbucano. Guardate qua, questa è completamente morta, là c'è una piccola zucchina. Comunque voglio farvi notare che la luce della notte ancora si accende, perché non sono neanche le 8, però è un po' buietto, dalla telecamera sembra più luminoso. Comunque io questa credo che la raccolgo, anche perché se no andrebbe a male e quindi mi dispiace se raccolgo anche qualche pomodorino. Stasera ci facciamo un sugo con la pasta in caso, anche perché il frigo, vi farò vedere, è completamente vuoto. Questi credo siano pronti perché devono essere, vedete, in quel modo, golden, quindi questi sono pronti, adesso li prendiamo questi due. L'unico problema, non lo metto a fuoco, meno male per voi qua, eccolo, sta, c'è un ragnone, lo vedete? Che mi inquieta. Guardate Melo, ha fatto altre mele.
ovviamente ci deve essere un'ispezione, vero? Lana, buongiorno Lana, hai fatto colazione? Hai fatto colazione? Vuoi pomodori? E questo quindi è il bottino, tra l'altro sono i primi pomodori, così cuore di bue, che raccolgo praticamente. Questo poteva anche magari andare bene, quello è un po' acerbo, però appunto l'ho raccolto, va bene lo stesso. E vedremo cosa farci per questa sera, anche perché come vi dicevo adesso vi mostro il frigo. Ta-da! Praticamente è vuoto, qui c'è qualche limone, qualche carota e due zucche, un pompelmo. Le zucche le ho messe qui sperando vada bene, qui ci sono cose che hanno scadenza lunga, Philadelphia, quello è un pezzo di guanciale, provolone, birre, quelli sono i capperi con i fiori di tarassaco, due piadine che magari ne mangio una a pranzo. Però non so cosa metterci dentro, onestamente, perché non abbiamo nient'altro. Uno yogurt che mangerò per merenda. Lì ci sono delle mele, una composta di mele e rabarbaro. È veramente tanta, non lo so se ce la faremo a finirla. Poi là solo ci sono delle cotolette di pollo che ci mangiamo questa sera. Non sono tante, quindi magari faccio anche la pasta. Un po' di pasta con quei pomodori, così li consumo. E questo è quanto. Fine. Abbiamo tantissime cose da fare, vero? Come anche preparare la valigia. Questi due gattini. Dove vai, Oli? Se ne va. Dobbiamo preparare la valigia per i gattini, che anche loro vanno in hotel. Hotel per i gatti, vero? Sei pronto? Neanche tanto, ogni volta piange, è triste, vero? Quando inizia a preparare la valigia lui già lo sa. Lei anche è triste, però poi lei si abitua, vero? Sì? Portiamo le nostre scatolettine. Qui abbiamo già preparati i crocchi di Oli, vero? Sì? Primissima cosa da fare, le lavatrici. Ci sono i vestiti, le mie... Tu mi aiuterai, Lana, vero? Sì. Allora, infatti già mi sta aiutando. Ci sono, non così amore, ci sono vestiti da lavare, quelli, la mia divisa di ieri, l'uniforme, eccetera. E quindi adesso andrò a lavare i vestiti, perché poi voglio lavare le mie scarpe da lavoro e come sempre poi andrò a fare il cura lavatrice, così lasciamo la lavatrice pulita e disinfettata. Tu mi aiuti oggi? Mi basta anche che tu faccia la brava, senza fare troppo la monella. Allora, il piano di oggi, nel frattempo la lavatrice sta andando come avete visto, è sistemare stanza per stanza, là ci sono cose in giro, una gattina in giro, scarpe, tappeti, devo passare l'aspirapolvere dappertutto, lavare i pavimenti, pulire i bagni, sistemare tutto e chiudere le valigie, sistemare me stessa. Qui ci sono alcuni vestiti che vanno riposti, insomma, le cose da fare ci sono. Seconda lavatrice sta andando, nel frattempo ho steso quello che si poteva stendere, ho passato l'aspirapolvere dappertutto, se vedete i vestiti un po' muoversi perché ho acceso il ventilatore, nella speranza che si asciughino entro stasera, così li ripongo in armadio, anche se non credo proprio. Adesso invece mi sto preparando tutti gli accessori per pulire Giacinto, eccolo, scusate la lavatrice. Che come vedete è sporchissimo. Qui abbiamo tutti i suoi accessori. Questo non ci serve perché gliel'abbiamo dato questa mattina, è il suo cibo di tutti i giorni. Poi qua ci sono i filtri da cambiare nel filtro appunto dell'acqua. Poi c'è questo che rende l'acqua del lavandino
sicura per lui. E questo che sono praticamente, mi sposto, se non sentiamo niente, questa centrifuga. Queste praticamente sono delle pots, vedete? Delle stelline marine di cibo compresso, che qua c'è scritto che possono nutrire fino a 12 pesci fino a 4 giorni, però 12 pesci. Lui è uno solo, solitamente se stiamo via una settimana io do mezza stellina, la rompo semplicemente. Siccome siamo 2 settimane metterò una stellina intera. Poi ve la faccio vedere, la metto sul fondo dell'acquario e che cosa succede? Praticamente quando lui va con la bocca a cercare fra le pietruzze che ha nell'acquario, trova anche questo cibo che si comunque dissolve, discioglie, si esiste? Scioglie, si scioglie nell'acqua man mano, e quindi lui ha il suo cibo anche se noi non glielo diamo proprio fisicamente, anche perché lui appunto sarà l'unico a rimanere in casa. Giacinto è pulito, come vi dicevo ho messo la, quella è la stellina, quindi quella poi rilascerà il cibo e lui se lo prenderà. Qua c'è il filtro nuovo, pulito, guardate che carino, felice. Lui farà il guardiano alla casa. Ok, allora qui ho più o meno sistemato, pulito per bene il lavandino, lì sto lavando le scarpe come vi avevo detto e poi andrò a fare il cura lavastoviglie. Ho lavato il pavimento sia di là che di qua, c'è il ventilatore acceso così i vestiti si asciugano, spero, prima, e anche il pavimento. Adesso man mano mi dirigo al piano superiore, dove ancora devo chiudere la valigia. Sono finalmente al piano di sopra, ho svuotato il cestino, adesso vado a pulire tutto il bagno che è in condizioni pessime, anche se poi devo farmi comunque lo shampoo, però lo voglio pulire, poi in caso lo ripulisco e do un'altra passata veloce. Allora sto pulendo il bagno, come vi avevo detto, qui ho sistemato così, abbiamo tanti prodottini, però vanno più o meno tutti in questo cestino, quando vedo che ce ne sono troppi fuori vuol dire che devo risistemare, quindi ho risistemato così. Ho già dato l'acqua alle piante sotto in cucina e anche queste qua in bagno. Questa, guardate questo ramo dove va e fa tutto il giro, poi questo si deve legare qua su. Qui ce n'era un'altra che adesso vi mostro, che abbiamo spostato perché quando andremo poi a accendere i termosifoni non mi sembrava il caso di mettere la pianta vicino. Comunque, quindi ho sistemato qui, ho spruzzato il detergente, aspetto che agisca così poi faccio tutta la vasca. Questa è l'altra piantina, che è l'alocasia zebrata, insomma, perché appunto è come una zebra. E ve la non so se ve la ricordate, comunque ci deve essere ancora il prezzo attaccata. Costava 19,99 e io l'ho presa per 1,99. Ecco qua, quindi era 19,99, presa 1,99 perché praticamente era morta, cioè non c'era più la pianta, c'era una foglia così rovinatissima. Io siccome è una pianta che ho sempre voluto, ho cercato di salvarla e guardate, lei non è che si trovi proprio benissimo, però già 3 foglie, anzi quasi 4, guardate, ne sta facendo un'altra, che carina. Ho messo l'acqua anche a lei, un po' più abbondante del solito, ma non tantissima, perché secondo me è meglio avere carenza d'acqua che averne troppa, perché poi le radici marciscono. Comunque, il mio intento adesso è di, mentre pulisco, farmi una maschera e andrò ad utilizzare questa che avevo trovato, vedete, al 30% di sconto alla Lidl.
Dice un minuto, però io la terrò di più sui capelli e la vado a mixare con un po' di olio di rosmarino. Quindi mi faccio questo impacco, mi metto la mia bellissima cuffietta che di dentro è tipo pelusciata. E pulisco tutto il bagno, passo l'aspirapolvere qui al piano di sopra e poi prima di lavare i pavimenti mi faccio un bel bagno, lo shampoo e mi rilasso un attimino e poi ripasso l'aspirapolvere perché avrò sicuramente fatto capelli in giro mentre li asciugherò, lavo i pavimenti definitivi e poi basta, la casa è pulita. Mi piace lasciare comunque appunto tutto pulito prima della partenza ogni volta perché è bello tornare a casa e più o meno la casa è sistemata. Allora, collana e Oli, ero, stiamo facendo le valigie per i piccoli, stiamo contando le scatolettine di lana, ero, sì? Siamo pronti? Siamo pronti? Ragazzi, alla fine ho pranzato, qui c'è un Oliver che passa, anche lui ha pranzato, qui c'è la loro valigia pronta per tra poco, qualche ora. Li lasceremo alla Cattery, sarà un momento molto brutto, metterò il mascara waterproof, vi dico solo questo, ogni volta sto proprio male, comunque ciotola vuota perché ho mangiato i noodles, quelli zero carboidrati, con quella piccola zucchina e i pomodorini, ho fatto tipo un sughetto, era poco per due persone, quindi l'ho mangiato solo io e questa sera finiremo quello che c'è in frigo. E niente, adesso guardo casa a prima vista che sta per iniziare. Mi piace vedere più che altro le case all'interno. E niente, con un Oliver un po' sonnato che cerca il suo cuscino che ho pulito e riposto qui, così se lo porta lì alla Cattery. E niente, quindi il prossimo video che vedrete sarà in Sicilia o più o meno quasi lì sull'aereo. Niente, io spero che anche oggi vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo come sempre alla prossima se vi va. Ciao!